Si è tenuta oggi a Scigliano una importante manifestazione per lo sviluppo quindi del nostro territorio e per la conoscenza del nostro territorio. Assieme alla FIE, Federazione Italiana Escursionismo, è stato organizzato sul nostro territorio un corso di formazione per guide proprio nel settore dell'escursionismo. Hanno partecipato circa 40 persone provenienti da quasi tutte le regioni del Meridione, i presidenti delle principali associazioni attive in questo settore, che si occupano di sentieristica, di riscoprire quelli che sono i beni naturali dei nostri territori, quindi gli antichi sentieri, le tradizioni e tutto ciò che di bello il nostro ambiente può offrire. C'è stata la presenza del presidente nazionale della FIE, il vicepresidente, con l'associazione locale presieduta da nostro amico Marcello Fuoco. Si sono preparati i vari percorsi che poi sono stati fruiti dai nostri ospiti, che come dicevo provenienti da tutte le regioni del Meridione. È stata una bellissima giornata. Il percorso si è snodato tra sentiero naturale, visita nel borgo, visita ad alcune chiese del nostro territorio, fino ad arrivare attraverso un ulteriore sentiero che ripercorre la vecchia strada che portava l'abitato di Scigliano al Ponte Romano. Si è arrivati al Ponte Romano stesso, dove poi si è tenuta quindi un incontro conviviale, preparando quindi sul posto anche la tradizione del nostro territorio, che è il cotto di capra, preparato magistralmente da alcune persone del territorio e con la collaborazione dell'amministrazione nella persona del consigliere comunale Filice. È stata una giornata molto bella. Abbiamo avuto quindi la possibilità di riscoprire quello che è il tessuto storico e monumentale della nostra Scigliano. E la cosa bella è che i nostri ospiti sono rimasti molto entusiasti di quello che è il territorio, di quelli che sono i nostri monumenti, e si sono ripromessi di venirci a trovare in altre occasioni per poter quindi incrementare ancora di più la presenza di escursionisti sul territorio di Scigliano e non solo, e per fare in modo che quindi questa risorsa possa essere un volano di sviluppo per Scigliano e, come dicevo, per tutto il territorio circostante.